Bene a tutti raga dalla Voz Rosso Nero e bentornati in questo nuovo video. Raga, oggi video di calciomercato, andremo a parlare ovviamente di Milan e una trattativa che riguarda il Milan e la Fiorentina. Una trattativa molto molto interessante, molto molto intrigante perché riguarda giocatori di alto livello. Mi raccomando però prima lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video e condividete per far iscrivere anche i vostri amici e i vostri conoscenti. Mi raccomando, dobbiamo salire sempre di più, conto su di voi. Che per me è una grande soddisfazione. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, mi chiamo lavo-basso2084, vi aspetto anche lì. Detto questo, ragazzi, partiamo subito con il video. Allora, già negli scorsi mesi si era parlato ovviamente dell'interesse del Milan per Milenkovic della Fiorentina, e negli ultimi giorni questo giocatore è molto chiacchierato intorno a Milanello e in casa Milan perché Milan vuole acquistarlo. Però, oltre a questo nome, il Milan sta puntando al grande obiettivo della Fiorentina, il grande giocatore della Fiorentina. Sto parlando di Federico Chiesa, giocatore che comunque interessa a moltissime squadre italiane ed europee. Il Milan vorrebbe fare una doppia operazione in casa Fiorentina per andare a acquistare i due giocatori, appunto Chiesa, che è un esterno destro, e Milenkovic, che è un difensore centrale barra terzino destro. Due giocatori veramente forti secondo me. Milenkovic in difesa è cresciuto tanto rispetto a quando è arrivato in Italia, un giocatore che gli dà sicurezza con tanto fisico, molto molto alto, quindi, e poi può usare anche il terzino destro, quindi occasionalmente schierato anche come terzino destro ci potrebbe stare. È un giocatore che mi piace moltissimo. Chiesa stessa cosa ragazzi, penso che sapete tutti la mia opinione, cioè Chiesa è un grande giocatore, quest'anno si è spento un pochino rispetto alle altre stagioni. Ma secondo me merita di fare il salto in una grande big, lo meritava già 2 anni fa, penso che lo merita Chiesa di fare il salto in una big. E il Milan ci sta pensando perché Castiglieco sì è forte, ma ho qualche dubbio che il calciatore possa tenere il ritmo comunque che ha tenuto nella met seconda metà di stagione, per tutta la stagione, e poi Selemaker secondo me non è pronto per fare il titolare e quindi il Milan sta pensando a Chiesa. Stessa cosa per Milenkovic, il Milan ha bisogno di un terzino destro, che all'occorrenza può fare il difensore centrale, quindi è un giocatore che ti ricoprirebbe 2 ruoli, quindi sarebbe molto molto importante per il Milan. Quindi ragazzi, il Milan sta pensando a questo doppio colpo e ha offerto, da quanto appare, ragazzi, da quanto appare ha offerto 55 milioni per tutti i giocatori, ragazzi, 55 da quanto appare, quindi 25 per Milenkovic e 30 per Chiesa. Secondo me 25 per Milenkovic possono stare tutti, Chiesa secondo me merita anche 40 milioni, però vedremo cosa dirà la Fiorentina, perché il Milan è pronto anche a inserire delle contropartite, come Paquetà e anche dei difensori centrali che il Milan vuole liberarsene, e anche terzini sinistri come Lazzalt, come Riccardo Rodriguez, come Musacchio, quindi il Milan è pronto a inserire anche queste contropartite. Ovviamente Paquetà è il giocatore che interessa di più alla Fiorentina. Infatti se ne è parlato molto negli scorsi mesi che la Fiorentina voleva portare il giocatore brasiliano trequartista alla Fiorentina e potrebbe intavolarsi uno scambio, magari Paquetà per Milenkovic. Chiesa è ancora molto molto difficile, però il Milan ci punta molto su Milenkovic. E oggi, sulla Gazzetta dello Sport, pare che il Milan vuole anche Chiesa. Speriamo bene, ragazzi. Ovviamente una trattativa molto molto importante. Io vorrei di sicuro che sia Chiesa che Milenkovic vengano al Milan perché sono giocatori di ottimo livello che servono soprattutto al Milan. Pioli poi li conosce già, infatti li ha allenati alla Fiorentina per ben 2 anni e secondo me sono i giocatori della Fiorentina più forti in questo momento insieme a Castrovilli, quindi ragazzi io li porterei di sicuro nel nostro Milan per fare il salto di qualità, soprattutto Chiesa, ma anche Milenkovic in difesa è molto molto forte. Poi ragazzi, altre notizie di calciomercato. Allora, Aurier ragazzi, se ne parla molto, il Milan ovviamente come sapete ha bisogno di un terzino destro, il terzino destro di cui stiamo parlando gioca nel Tottenham, è ivoriano, è in uscita, ha 28 anni, è il capitano della nazionale ivoriana, è un giocatore molto molto interessante che nella sua carriera ha fatto sempre bene giocando al PSG e al Tottenham, è in uscita perché Mourinho non lo vuole più appunto negli Spurs e il Milan ci sta pensando, il Milan ha bisogno di un terzino destro, ovviamente non voglio giocare anche un altro anno con Conti o Calabria titolare, quindi il Milan ci sta pensando. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni, il Milan pare che ha fatto una prima offerta di 15-16, perché ovviamente la trattativa potrebbe essere agevolata dalla volontà del giocatore che vorrebbe andare a Milano e vorrebbe andare via dal Tottenham, quindi accetterebbe l'offerta. Ovviamente l'ingaggio non è altissimo, sono 2-3 milioni di euro, comunque un ingaggio sostenibile, quindi il Milan ci sta pensando, è un terzino molto bravo, molto molto bravo con i piedi, fa ottimi cross, è molto bravo in fase
offensiva, ma anche una buona fase difensiva. Di sicuro, diciamo che spinge molto, non come Hernández, però spinge, però è anche più bravo in difesa. Quindi un terzino destro d'esperienza, ragazzi. 28 anni, comunque l'età giusta, può ancora dire la sua in una big calcio europeo come il Milan. Quindi, ragazzi, lo comprerei di sicuro, Aurier. Secondo me è uno dei migliori profili di cui, cioè, possiamo arrivarci, ragazzi, perché se andiamo a magari a puntare ad altri profili che costano 40-50 milioni, il Milan non può permettersi. Invece Aurier, che costa soltanto 15-20 milioni, il Milan secondo me dovrebbe fare un pensierino, soprattutto per la caratura del giocatore, l'esperienza, la qualità e quindi secondo me il Milan servirebbe, ragazzi, Aurier. Ha fatto una prima offerta, vedremo cosa succederà. Fatto sta che spero di comprarlo, perché è un giocatore che al Milan secondo me potrebbe fare molto molto bene. Poi, ragazzi, stamattina è uscita un'altra notizia, poco prima che facevo il video, di un interessamento per il Milan, anzi di una trattativa quasi chiusa per un giocatore del Basilea, argentino, classe 96, difensore centrale mancino, Omar Alderete. Avevo già sentito parlare di questo giocatore come uno dei migliori difensori centrali in prospettiva in Europa. Il Basilea, ricordiamo che è in Svizzera, lotta per il titolo con gli Young Boys e è in Europa League e all'andata, contro l'Eintracht Francoforte di Germania, dove gioca André Silva, ha vinto 3-0 senza subire gol. E Omar Alderete si parla di una che sta facendo una stagione molto molto bella ed è cercato da molti club europei. E Milan sembrerebbe aver chiuso per questo calciatore. Ovviamente non lo conosco benissimo, se ne parla stamattina sulla Gazzetta dello Sport, e il procuratore del giocatore argentino dice che la trattativa è chiusa e che Omar Alderete avrà una grande opportunità al Milan. Speriamo che il giocatore sia forte, se lo prendiamo sia forte. Si parla di una trattativa già chiusa, quindi vedremo cosa accadrà. Vediamo ragazzi, cioè, secondo me è un giocatore molto molto interessante, devo vederlo giocare ancora, adesso mi andrò a vedere qualche video, qualche partita, perché lo conosco di nome, ma come giocatore non ho ancora visto com'è. Comunque ne parlano bene, quindi ragazzi è un giocatore molto molto interessante che il Milan pare aver chiuso. Non si sa ancora le cifre, però il procuratore dice che la trattativa è chiusa e il giocatore avrà una grande opportunità al Milan. Quindi ragazzi, Omar Alderete magari sarà il secondo acquisto della campagna 2020 del Milan. Niente ragazzi, il video si conclude qui, fatemi sapere voi cosa ne pensate nella trattativa che il Milan va a puntare la doppia viola Milenkovic e Chiesa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Serge Aurier, secondo me è un grande terzino, e fatemi sapere voi se conoscete Omar Alderete e si parla di una trattativa già chiusa, quindi vedremo ragazzi. Detto questo ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete per far iscrivere i vostri amici, mi raccomando iscrivetevi ragazzi che è molto molto importante, basta cliccare un tasto, è gratis. Niente ragazzi, sempre forza Mina, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo nel prossimo video, bella.